Ciao a tutti, amici di Radio News 24, siamo su On Air, interviste e storie. Io sono Giuseppe Figarofalo e oggi vi porto a Catania in Sicilia per parlare con Giulia Lolicato, editor e book influencer. Ciao Giulia. Ciao Giuseppe, ciao a tutti. Senti, parlaci un po', della tua attività, ma soprattutto come è nata questa tua passione per i libri. Allora, diciamo che la mia passione per i libri mi ha un po' condizionato la vita, ovviamente in senso positivo, in quanto è riuscita a farmi poi intraprendere il mestiere di cui adesso vi parlerò. Tutto è iniziato quando avevo 11 anni, con Harry Potter e la Camera dei Segreti. E quindi da quando ho iniziato a leggere, poi non ho più smesso, fino a diventare poi, o meglio, intraprendere la carriera da editor e successivamente poi anche di book influencer. Praticamente io mi occupo oggigiorno di correggere libri prima della pubblicazione e poi dopo li promuovo in quanto book influencer. Senti, raccontaci un po' più nello specifico che cosa fa una book influencer. Allora, una book influencer cosa fa? Divertente questa domanda. Allora, praticamente c'è un distinguo da fare anche tra il book blogger e il book influencer. Esistono i blogger, esistono i book influencer e entrambi si occupano comunque di promozione letteraria. La promozione letteraria in questo senso, come blogger, è semplicemente una recensione, ovviamente postata su un sito web, mentre invece il book influencer non solo fa un lavoro di lettura, quindi anche recensioni, ma si occupa anche di scattare delle foto e scrivere delle caption accattivanti. Per chi non sapesse cosa sono le caption, sono le descrizioni sotto le foto. Quindi in generale si promuove a livello visivo e non solo contenutistico il Infatti, ho libro, visto il tuo il profilo Instagram, è veramente molto curato in ogni Grazie. aspetto, ogni libro è. Ora, io invito appunto i nostri ascoltatori a dare veramente un'occhiata al tuo profilo Instagram, la soffitta dei libri Grazie. dimenticati, perché effettivamente ogni libro ha una cornice di, non so, decorazione, ho visto fiori, ho visto di tutto, quindi ti faccio i miei complimenti, ecco. Grazie. Diciamo che ci proviamo a fare una sorta di foto più che altro studiata. Ecco. Esatto. E invece per quanto riguarda la carriera di editor, com'è iniziata? Allora, io ho iniziato praticamente a sembra, allora io l'ho scritto nel mio sito web personale. E io praticamente appena ho iniziato a leggere, ho già iniziato a correggere. Non lo so se è ben chiara la cosa, perché praticamente già avevo questa attitudine a essere una sorta di grammar Nazi, tra virgolette, ovviamente. E giustamente poi pian piano è andata ad aumentare, man mano leggevo più libri e quindi ho iniziato a notare che c'erano delle cose che mi piaceva comunque approfondire. Ho iniziato da piccola come beta reader. I beta reader sono dei lettori appassionati che comunque vanno a controllare i punti che non vanno bene nelle fanfiction, più che altro, o nei Ok. testi ancora non pubblicabili. E poi successivamente ho frequentato dei corsi e siamo arrivati qui ad aiutare gli autori a percorrere una strada abbastanza impegnativa, perché il processo di editing è molto impegnativo, ma anche molto Immagino. creativo e molto bello. Senti, qual è il genere di libro che ti piace di più, oppure sei appassionata di qualsiasi genere? Ci sarà un genere, insomma, che ti appassiona di più? Allora, io dico sempre che sono una lettrice onnivora, cioè non c'è Perfetto. esattamente un genere. Se devo dire, se proprio se devo trovare il genere proprio più interessante per me è sicuramente la distopia. Perché con la distopia si possono notare anche gli ucronici, si può notare qualcosa se i classici what if, cosa sarebbe successo se,
queste cose qui mi piacciono perché mostrano un altro lato della storia. Cioè, come ti posso dire, 1984 per me è bellissimo, la distopia pura. Quindi parliamo anche di Huxley e tutti gli altri che hanno comunque profetizzato quello che un po' oggigiorno stiamo vivendo e l'hanno fatto in tempi assolutamente non sospetti. E quindi questa per me, la distopia, è un ottimo genere letterario. Poi ovviamente c'è il fantasy, ingiustamente trattato male, bistrattato, poverino il fantasy in Italia. Io non so veramente perché tutti credono che sia per bambini, non è così, ragazzi. All'ascolto, leggete anche i fantasy. Leggete anche i fantasy, facciamo questo appello. No, ragazzi, leggete anche fan. No, razzismo letterario, per carità. Senti, adesso ti faccio una domanda che forse potrebbe essere un po' particolare per te, ma forse no. Qual è il tuo libro preferito? Ah, da ne letti così tanti. Qual è quello che ti ha colpito più di tutti? È una bella domanda questa, perché ci sono tanti libri, cioè ne ho letti veramente tanti. Immagino. Tanti, tanti. E, di primo acchito uno potrebbe dire, vabbè dai, è il primo libro che hai letto, Harry Potter. Sì e no, perché tutta la saga in generale posso dire che comunque ha uno spazio nel mio cuore impressionante. Cioè proprio tutta la saga di Harry Potter è per me molto importante. Come libro non ti saprei dire, perché prima ho citato 1984, ma è solo una preferenza, non è il mio libro preferito. Invece, come preferenza massima a tutto, io preferisco Hamlet di Shakespeare. Cioè, non so, è un copione, però io preferisco questo. Oltre, ovviamente, Persuasione della Austen, che per me è nettamente superiore, se non pari merito, comunque, a Orgoglio e Pregiudizio. Giulia, io ti ringrazio veramente tanto per la tua, diciamo, testimonianza e per averci trasmesso un po' della tua passione. Ovviamente ricordo ai nostri ascoltatori che possono trovarti su tutti i canali social, quindi su Instagram come La Soffitta dei Libri Dimenticati e uguale su Facebook La Soffitta dei Libri Dimenticati. Prima hai accennato a un sito web. Sì, ho sia il blog su cui condivido le recensioni, che è sempre lasoffittadeilibridimenticati.com. E poi c'è il mio sito web personale da editor, che è giuliamarialolicatoeditor.com, per chiunque volesse magari anche provare a sentire un editor o provare a proporre un testo prima della pubblicazione, perché ricordiamo sempre che si scrive per se stessi, ma si viene letti degli altri, quindi è importantissimo porre la giusta attenzione su ciò che viene pubblicato. Quindi magari se avete bisogno di valutazioni eccetera, contattatemi, io vi risponderò via mail. Assolutamente. Giulia, grazie ancora per essere grazie stata a te. Con noi. Ti auguro buona fortuna per il tuo lavoro. Grazie. E ciao Giulia. Grazie, ciao. E noi torniamo tra poco su On Air, Interviste Storie, con una nuova intervista.